A Song a Casa il viaggio tra le mille sfumature della musica continua. Ospiti ieri di Ottavio Giordano e Leonardo D'Avenia sono stati l'eclettico cantante Tony Tammaro e il karaoke reporter che è riuscito a far cantare i maggiori politici italiani, Dejan Cetnikovic. Il primo, tra una canzone e l'altra, ha ammesso di avere in cantiere due album e, perché no, si è detto pronto a realizzare una canzone anche sull'Irpinia. Io in realtà ho preparato un album, era pronto per marzo, sarebbe dovuto uscire, l'avrei dovuto presentare a Napoli al Comic Con e poi è successo quel che è successo, quindi c'ho un album in cantiere pronto per uscire. È vero che dedicherai una tua prossima futura canzone all'Irpinia? Ah, penso di sì, perché comunque devo tanto all'Irpinia, ho fatto tante di quelle serate. Tu devi pensare che la Campania è composta da 550 comuni, io ho cantato in tutte e 550. Però in Irpinia ho fatto anche la seconda passata, quindi tutti i paesi dell'Irpinia, ma anche quelli più sperduti, ci ho cantato e ci sono state anche due, anche tre volte, insomma. C'è una forma di affetto fra me e gli abitanti dell'Irpinia. Dejan Cetnikovic, dopo aver fatto cantare qualcuno, anche in maniera esilarante, i vari politici e premier italiani, si è ripromesso di provare nell'impresa di riuscire a far cantare anche l'irpino di origini, Mario Draghi. Io mi auguro, come spero anche voi, immagino ve lo auguriate, che innanzitutto la pandemia un po' scenda, diminuisca, perché ti potrai immaginare che da quando è cominciata tutti quei video che avete visto ovviamente sono pre-pandemia, quindi speriamo che magari per l'estate, dopo l'estate, la situazione sia un po' più rilassata, diciamo, e in modo tale da poter... Guarda, certe volte le persone insospettabili come Draghi, anche... mi posso immaginare che riservano grandi sorprese, te lo posso dire.